Allora riprendiamo la linea, iniziamo la seconda ora di questa diretta molto particolare di Play qui da Cheese. Mi vedete, se mi avete guardato fino adesso forse avete capito che mi sono un po' spostato, mi sono alzato per fare spazio al gruppo di ospiti che ho qui di fianco a me. Andiamo un po' verso il discorso musicale, ma anche qui volendo c'è il racconto del territorio, in qualche modo ci arriviamo. Insomma, il gruppo corale, vi si può definire così, coro, come preferite, insomma, vi chiamate Madame. Benvenute. Grazie. Com'è, qual è l'etichetta? E come vi siete trovate, come avete messo in piedi? Perché un conto è l'idea, poi dall'idea alla pratica immagino ci sia un passaggio. Tutta loro. io sono arrivata dopo in realtà, perché loro sono tre fisarmoniciste e suonavano in un'orchestra di fisarmoniche. Sì. Si sono conosciute lì e si trovavano a cantare e suonare. A un certo punto si sono guardate e hanno detto: qua abbiamo bisogno di una cantante. E in qualche modo poi sono arrivata io. Okay, chiaro. Quindi c'è anche, ci sono, tipo, vi portate dietro gli strumenti anche sul palco, li avete proprio lasciati da parte e vi affidate solo alle voci? No, ci portiamo gli strumenti, però abbiamo diversificato anche perché insomma volevamo migliorare il timbro del gruppo musicale, quindi è rimasta una fisarmonica, abbiamo aggiunto una chitarra che ha sostituito una fisarmonica e le percussioni, in modo da avere un sound più completo, più impastato. Non so se andiamo troppo nel tecnico, ma mi ha incuriosito questa cosa che hai detto di prendere canzoni popolari e riarrangiarle in chiave più moderna, che sembra quasi un paradosso, no? Prendo la canzone popolare che si canta da chissà quanto abbiamo memoria e la risuona in un altro modo. E che cosa vuol dire, insomma, riarrangiarle in questo senso? E anche, insomma, è un tema che vi ponete, quello di magari di ammodernarle troppo e quindi di perdere poi il filo del discorso? Ma no, sostanzialmente perché la linea melodica è molto riconoscibile e il testo non viene mai cambiato se non per scherzo, in qualche maniera, per ridere un po' anche della musica popolare e delle abitudini popolari. Però vengono inserite magari all'interno nuove melodie, ritmi diversi e soprattutto gli arrangiamenti vocali sono studiati con cura, perché è proprio della musica popolare la voce, il canto in compagnia, che è una cosa importante nei nostri concerti e Erika lo sottolinea sempre, partecipare a quello che noi facciamo come pubblico cantando, perché la musica popolare è di tutti e per tutti. Infatti parliamo di concerti, non l'ho ancora detto, io vi ho invitate perché ho visto sul programma del vostro concerto tra poco, qui se non viene portato via tutto il palco, teoricamente vi ascoltiamo tra poco, è così? Esatto, sì. Dove, quando? Dovremmo essere in piazza Caduti della Libertà, sì, alle 18:30. Potrebbero esserci variazioni sul tema a seconda di come decide il tempo, il cielo di... Sì, potrebbe cambiare location, sì. Esatto. Ok, però insomma se qualcuno è in arrivo qui e vi, insomma, sì, se vi sta cercando, ci insomma, trova da qualche parte, vicino, se aguzza un attimo le orecchie, vi trova. Torniamo un attimo sul repertorio, avete detto appunto voi siete tutte piemontesi, ma da quel che ho capito, esatto, sì, però non vi limitate, tra moltissime virgolette, alla tradizione musicale piemontese, invece avete voluto un po' allargare, andare un po' oltre. E lì immagino sia un po' difficile, perché magari le canzoni tipiche piemontesi basta, un po' le sappiamo, un po' chiediamo a parenti più anziani, eccetera. Invece nel momento in cui si esce, dove le si trova anche molto semplicemente? C'è molto lavoro di ricerca, si chiede, si parla con persone che abitano da altre parti d'Italia e poi si ascolta. Per fortuna oggi con i mezzi di ascolto che abbiamo è molto facile usufruire di tanto materiale d'ascolto e fare un lavoro di ricerca che a volte è anche molto lungo prima di arrivare a un pezzo che decidiamo, scegliamo insieme, anche perché siamo in quattro donne, non è che
sempre sia così semplice avere il pezzo che va bene per tutte, e da lì partiamo a lavorarci sopra, ad arrangiarlo secondo i nostri gusti. E quindi più o meno che regioni avete toccato? Quasi tutte. Quasi tutte. Penso che ce ne mancano 2-3. Okay. Ci siamo. Quindi devono stare attente, perché la più difficile da arrangiare come canzone popolare è stata una canzone friulana. È vero, siamo state ad un festival in Friuli, ci hanno chiesto una canzone friulana ed è stato veramente complicato. Sì, un concorso la cui selezione bisognava portare una canzone friulana riarrangiata tra una serie di canti che ci avevano proposto loro. Era una cosa incantabile, era veramente. Ma anche il testo, il friulano ci ha mandato più in crisi di qualsiasi dialetto del sud. Era qualcosa che volevo chiedervi, appunto, perché anche lì il dialetto piemontese magari uno non lo parla comunemente, perché però insomma ci si arriva più facilmente se si è di qua, e invece poi se bisogna cantare qualcosa in dialetto siciliano magari anche quello è uno scalino da... Sì, si ascolta, si affina l'ascolto attraverso le cose che si trovano in rete e poi appunto si chiede a persone che conosciamo. Avevamo un'amica friulana in quel caso che ci ha mandato un audio con la lettura del testo, e quindi mentre andavamo giù ci ripetevamo chiollu chiollu bene ghine calen ben in buon parole. Viaggi in macchina pronunciando tutti i dialetti con gli accenti giusti. Perfetto. Allora facciamo così, io mando ancora una canzone che immagino non avrà nulla a che fare con tutta la vostra musica, ma insomma spezziamo un secondo questo ritmo e poi vi chiederei di restare ancora un attimo qui e magari vi chiedo ancora qualcosa. Volentieri. A tra poco. Grazie. E allora rientriamo in onda qui su Play. Se ci avete guardato fino ad adesso avete notato che i miei ospiti, il gruppo Madame, si è spostato, si sono messe in postazione da esibizione, perché chiaramente ho qua un coro, cosa non le faccio cantare. E allora durante la pausa musicale hanno un po' dibattuto su cosa suonare, ci potete almeno dire che cosa andiamo ad ascoltare? Questo è un brano che si intitola La Lega, in realtà Sebbenché siamo donne. Ok, perfetto. Quando siete pronte, andate pure. Ai lio lio la, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Ai lio lio la, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori vogliamo la libertà. Sebbenché siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle vere buone lingue, abbiamo delle vere buone lingue. Sebbenché siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle vere buone lingue e ben ci difendiamo. Ai lio lio la, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Ai lio lio la, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori vogliamo. Non ho mani per applaudire, ma bravissime, bravissime. Questo è un pezzo che farete tra poco qui per Cheese. Sì, esatto, ed è anche un po' il brano che dà il titolo al nostro primo album, Sebbenché siamo donne. Ecco, diteci qualcosa di più, se magari chi non potesse venire a sentirvi live qui, ma volesse comunque procurarsi qualcosa, come si fa? Beh, sicuramente ci può cercare su Spotify, ci può trovare su YouTube, può trovare dei video su YouTube che abbiamo registrato, e quindi non è difficile. L'unica cosa è che il nostro nome è stato rubato. Ok, sì, immagino da chi. Ma dopo che eravamo nate noi. È nato, cioè, era ancora in fasce, era ancora in fasce quando siamo nate noi, però ha un accento in meno. Il problema è che su tutte quelle che sono le piattaforme, chiaro, si trova prima lei, quindi bisogna cercare Madame Music Band. Okay, Madame, okay. Music Band. Perfetto, perfetto. Quindi chi è all'ascolto se lo può segnare, anche alla visione. Chiaramente mi è rimasto un po' in sospeso un argomento. Non so se ti pesa, vabbè, sarei abituato ormai a tenerle in braccio. No, perché mi avete parlato appunto all'inizio dell'intenzione di portare la musica tradizionale, ma con uno sguardo, lo sguardo delle donne. E appunto volevo chiedervi un po' come lo intendete, ecco, com'è che interpretate questo sguardo, insomma, qual è, se volete, do anche un microfono in più se volete.
Ma allora, si dice che per amare la musica popolare bisogna sprofondare nelle proprie radici che si intrecciano con altre radici di cui avevi perso la memoria. Andando a riscoprire questi brani cantati dalle donne, cantate dalle mondine piuttosto che da altre donne, si va proprio a intrecciare quella che è la nostra storia di oggi con quella che hanno vissuto loro, e quindi ci si ritrova poi alla fine in temi anche molto molto comuni e sempre attuali. Beh, infatti, in effetti, ascoltando le parole di questa, forse facendo la tara su un paio di cose, però in realtà non è che siano temi passati di moda, mi viene anche un po' da dire purtroppo, però insomma c'è ancora un po' da lavorare. Grazie mille davvero allora per questa ospitata. Volete un attimo ricordare, alle 18:30, se non sbaglio, dovreste essere in Piazza Caduti della Libertà. Esatto. Esatto, e se non vi si trova lì, da qualche parte si sente una fisarmonica, tendenzialmente esatto, siete può voi. Essere sotto i portici, via, da qualche parte. Se piove siete all'asciutto. Esatto. Allora, parte, in buona sostanza. Grazie mille davvero. Grazie a te alla davvero. Prossima, grazie buon concerto. Cuore, grazie. Grazie a tutti.